Iniziamo da questi che se ne vogliono andare dal vostro partito, cosa ne pensi? Chi sarebbero quelli che vogliono andare a ritornare da Berlusconi? Sì, un po' i nomi che girano, eccetera. Guardi, ti devo dire la verità, tornare da Berlusconi secondo me è un gesto stupido perché non è cambiato niente da quando ce ne siamo andati. Sì. Chi se ne è andato per una motivazione di carattere politico, di insoddisfazione di carattere politico, come me e come a tanti altri, certo non ci tolgo. Però ti devo anche dire che le aspettative che noi avevamo coltivato di cominciare dal Partito della Nazione, ad una nostra organica partecipazione al governo, diciamo salvato in alcune circostanze in maniera decisiva, ad una specie di all'affettività, chiamiamola così, che in politica è malattia molto frequente, di Matteo Renzi nei momenti poi che certe simpatie, certe condivisioni che dovevano scambiare non li ha scambiate. E io per primo non avrei più quella fiducia che avevo riposto qualche tempo fa in un uomo che non ha il senso della riconoscenza. Sì, certo. E come lo vedi il futuro della vostra soggetto? Ma noi siamo un gruppo parlamentare che credo finirà con la legislatura. Sì. Ci siamo anche prodigati affinché capi e capelli del centro moderato, liberale, popolare, tutte le aggettivazioni che voi comprendessero di sensibilità col territorio, c'è bisogno di una nuova figura che dirigga politicamente questo spezzone della politica italiana, perché non ci sono uomini buoni per tutte le stagioni. Cioè non può essere Alfano. Ma non vale solo per Alfano, vale per Quagliariello, vale per la Lorenzini, vale per Vestiti, vale per Fitto. Però vale anche per Alfano, giusto? No, ma credo che valga soprattutto per Alfano. Il ministro dell'interno, il ministro degli esteri, il ministro di grazia e giustizia negli ultimi 20 anni non è che si può inventare qualcosa di nuovo, come ha fatto con Azione Popolare, dove ha sfiorato il ridicolo perché è rimasto lui e Casini, che è un'altra, che è una cagnate, che è più cariatide, non si può, insomma. Danno più l'impressione di voler creare degli escamotage per salvare il loro posto in Parlamento, ma non che abbiano qualcosa di nuovo e di buono da dire. Certo. Quindi il centro come si riaggregherà? Il centro paradossalmente, perché la vita è fatta anche di paradossi, avendo vinto sul piano politico essendo naufragata sia la destra che la sinistra marxista, la sinistra socialista e statalista, paradossalmente si è diciamo così frantumato, e conta anche il fatto di essersi affidati alle grandi virtù politiche, o meglio elettorali, di Silvio Berlusconi. Che un poco per l'età, un poco per i suoi impedimenti giudiziari, un poco per la salute, un poco per dei comportamenti che non sono stati proprio da poter menare vanno, no? Perché se un uomo pubblico non ce l'ha una vita che è tutta privata, c'è cioè anche una vita che è pubblica, e oggi come oggi riproporlo e ripresentarlo sarebbe veramente un non senso. Per cui il discorso va anche per Forza Italia, non va solo quelli
servizio telefonico a cui mi rivolgevo prima. Certo. Mi segui? Certo. Quindi ci vorrebbe un gruppo di intellettuali, ripetere il 94, un gruppo di intellettuali che rielaborassero il progetto di rivoluzione liberale con dei nuovi leader, presi dal mondo della cultura, dal mondo dell'impresa, dalla società, insomma, che oggi purtroppo il modello maggioritario che io propugno sempre perché è di gran lunga migliore rispetto a quello proporzionale, si trasforma nella politica del leader, cioè di colui il quale riassume sulle sue spalle programmi, valori, diciamo, propositi. Senti, quindi, diciamo così, bisogna trovare un leader nuovo, insomma. Senti, la criminalità organizzata torna a sparare sia a Napoli che in Calabria, sparatorie, eccetera. Che succede? Io ti devo regalare un bellissimo libro che è stato scritto dall'avvocato Giuseppe Garofalo, che è il decano degli avvocati del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che tu sai, sì, è il tribunale di frontiera dove i fenomeni della camorra, dei casolisi, da qualche secolo imperversano quelle terre, no? Si chiama la prima guerra di indipendenza napoletana. E dal processo Cuocolo, siamo all'Ottocento ad oggi, credo che non si è cambiato granché. Fino a quando in quelle zone non ci arriva lo Stato, inteso non come espressione repressiva solamente, ma non ci arriva lo Stato, che non ci arriva una cultura civile, non ci arriva il senso civico dell'essere cittadini, ci sarà sempre la violenza e la sopraffazione. Certo, e quindi non. Però magari la camorra è diventata, come dire, parte dello Stato anche, no? Beh, quando chi rappresenta lo Stato è connivente con certi attivi, è certo che anche lo Stato diventa camorrista, anche se diventa camorrista in genere lo Stato anche sui vaccini, ogni qualvolta tenta di disconoscere i diritti naturali dei propri cittadini, trattandoli da sudditi e da sottoposti, e quindi obbligandoli a fare determinate cose. Anche quella è una forma di camorra. Sì. Quindi anche il ministro usa i metodi della camorra, facendo questo, giusto? Ma non tanto il ministro, ma tutti coloro che in uno Stato democratico. Sì, ma nel caso specifico, lei. Sì, sì. I naturali dei cittadini hanno un'idea dello Stato che ti dico camorristico. Quindi anche. Quindi anche la, anche la Lorenzini in questo caso specifico ce l'ha nel fare questo. Non... Ma la Lorenzini in questo caso specifico, appunto, rappresenta uno Stato protervo, rappresenta uno Stato che ci vuol. Che vuol convertire a colpi di vaccino sulla testa le mamme e i padri, privandoli della responsabilità. Quindi fa come la camorra in questo caso, giusto? Guardi, non Klaus, non è accostamento, perché potrebbe essere strumentalizzato, non da mamma. Sì, ma non lei personalmente. Preferisco non farlo in paradiso. Ma ti dico che l'azione che pone in essere la Lorenzini in questo caso, ma chiunque si voglia imporre il nome dello Stato sulle libere determinazioni dei cittadini, per me è un tracotante di un camorrista. Okay. La camorra, questo è sopraffazione. Certo. Senti, veniamo all'omosessualità. C'è l'unione civile, qualcuno adesso vuole le adozioni. Perché sei favorevole all'adozione gay? No, io ho votato la legge sulle unioni civili ed ero, per la verità, favorevole anche alla stepchild adoption, perché era questo l'interesse dei figli
figlie già nate dai precedenti rapporti, che nel caso morisse il genitore naturale, l'individuale dell'altro, del compagno, del convivente, del genitore naturale, una continuazione della, insomma, di tutti i rapporti affettivi, di mutua assistenza e quanto altro, ma non solo verso il ragazzo, ma la persona anziana, ti metto dall'altra parte della barricata. Poi quando questo compagno si farà vecchio, sarà accudito. Quindi lei è favorevole, no? Lei è favorevole alla stepchild adoption? Sì, io sono favorevole. Senta, ci sono più gay nel nord o nel sud? Guardi, io ti voglio dare una risposta da biologo prima che da politico. Io credo che l'aumento della omosessualità non sia la liberazione di istinti repressi, ma sia anche causata da fenomeni, diciamo, che con la normale attività ormonale. Ti faccio un esempio. L'altro giorno ho incontrato un biologo, mio collega biologo, che mi ha dato a leggere degli studi sugli ftalati. Gli ftalati sono delle sostanze che sono dei sali dell'acido ftalico. Ma questi sali si liberano dalle mascherine che si usano per i bambini nelle incubatrici. I quali, respirando ovviamente bambini immaturi che stanno qualche tempo in queste incubatrici, respirano anche questi ftalati, i quali si sono poi rivelati altamente tossici per le gonadi e per il normale sviluppo delle gonadi. Segue? Sì. Mi affacciava l'idea. Veniamo al dunque. Affacciava l'idea che gli inquinanti, nanometalli, sostanze tossiche, aveva aumentato il numero degli omosessuali, perché ha interferito, ha interferito nel normale sviluppo ormonale dei bambini. Questa è una teoria, quindi. No, ma la domanda era un'altra. Secondo lei, siano aumentati al sud più che al nord? Come? Non credo che siano aumentati più al sud che al nord. Credo che al nord hanno meno vincoli psicologici, sociali e limitazioni di carattere sociale. C'è un sistema emancipato. Quindi c'è più omosessualità al nord? È più manifesta, diciamo così, non ha ancora le mille remore che purtroppo condizionano i comportamenti al sud. Qui c'è più consumo di rapporti omosessuali al nord, possiamo dire così? Credo di sì. Non ho alcuna esperienza, alcuna. Ma come no? Lei è stato corteggiato da tanti uomini, me l'ha raccontato lei, scusi. Ah, sì, certo. Ma appunto lì ho compreso che molti di questi ragazzi poi nella vita normale avevano vergogna di manifestare la propria omosessualità, avevano la ragazza, avevano la fidanzata, facevano una vita normale tra virgolette, tant'è che la prima cosa che consigliavo loro è avvalersi dell'aiuto di uno psicologo, di uno psicoterapeuta, e di dichiarare la loro omosessualità, non di, diciamo, di coprirla con degli infingimenti, delle liturgie sociali. E il travestitismo invece, per chiudere, come se lo spiega? Guardi, non lo so, le potrei dire che può essere una forma di esibizionismo nell'ambito perlomeno questo, poi sono quelli che hanno un commercio, perché sono gente che questo tipo di prestazione chiede, che è disposto a pagarla anche bene. Sì. Lei è mai stato con una trans? No, per la verità no. Perché già in Campania c'è una grandissima tradizione di persone trans.
mi ricordo che da giovane universitario, quando tornavo di sera a casa, che facevo tardi, si da già incontravo queste persone, già allora suscitavano scandalo e commenti ironici. Però lei non ha ceduto? No, le devo dire la verità, no. Io poi ero dell'Azione Cattolica, diciamo così. Va bene. Sono cresciuto un poco secondo i vecchi canoni. Va bene. Dottore Dana, lei è sempre disponibile, noi la ringraziamo, andiamo on air domani. Sono sempre disponibile per lei, perché io apprezzo il suo giornalismo, che è garbato, che è moderato, che è intelligente e che rimane sempre all'interno dell'informazione anche quando tratta problemi scabrosi. Grazie Vincenzo Danna. Grazie a lei. Grazie.